Thomas, guarda cosa abbiamo trovato quando te ne sei andato. Altri oggetti smarriti. Era sul pavimento di Annie. Ma quello è l'orologio dell'ispettore Scontroso. Dobbiamo riportarglielo immediatamente. O la ferrovia si beccherà un rapporto ancora peggiore. Così Thomas, Annie e Clarabel partirono alla ricerca degli ispettori per restituire l'orologio d'oro. Alla fine, Thomas li trovò, mentre ispezionavano Gordon e il treno espresso. Perché ti stai fermando, Thomas? Dobbiamo fermare Gordon! Devo parlarle immediatamente. Non è affatto necessario che mi chiami signore, Thomas caro. Non stavo parlando con te, Gordon. Si può sapere che succede, Thomas? Annie ha trovato un orologio d'oro sul suo pavimento. Non volevamo che finisse in altri guai dopo tutti i ritardi di questa mattina. Questo poi è incredibile. Non mi ero neanche accorto di averlo perso, Thomas. Ti ringrazio. Non c'è di che, signore. Questo orologio mi è stato regalato per festeggiare i miei 20 anni di lavoro per le ferrovie. Grazie ancora. Mi sarei rattristato parecchio se lo avessi smarrito. Hai fatto la cosa giusta prendendo l'iniziativa di venire a cercarci, Thomas. Iniziativa, signore? Questo significa che hai capito come risolvere il problema da solo. Tu non sei soltanto una locomotiva molto utile, sei anche molto gentile. La ferrovia potrà ricevere dei commenti entusiastici e tu, Annie e Clarabel, riceverete una menzione speciale. Oh, no, ma che è troppo gentile. Grazie, signore. Penso sia meglio che torni alla mia linea secondaria. E noi dobbiamo tornare sulla terraferma, se Gordon è d'accordo. Ma certamente, signore. Veloce e lesto, io rimorchio il treno espresso. Ops! Scusate, signori. Questi giochi sono divertenti. Posso? Molto divertenti. No! Oh no, di nuovo! Gordon! No! Fermo! Allontanati! Stai indietro! Harry, mi vuoi spiegare che cosa c'è che non va oggi? La varicella! Oh, queste locomotive... Sir Topham si stava godendo la gita fuori con i suoi nipotini e fu molto sorpreso di vedere un treno correre a marcia indietro lungo la linea principale. Si può sapere che cosa accidenti stai combinando? Wellsworth, ma è la stazione dove sono salito? Ok, come torno a casa? Oh, Thomas, che fine hanno fatto le macchie? Macchie? Oh, sono andato a farmi lavare, avevo del fango sulla faccia. E invece sono ricoperto di vernice. Vernice? Fango? Ma io pensavo che vi foste presi la varicella. La varicella? Le locomotive non possono prendere la varicella. Oh, la varicella è una malattia esclusivamente umana. Proprio così. Solo le persone possono prenderla. E anche per gli umani la varicella non è niente di grave, Henry. La maggior parte delle persone la prende da giovane e si rimette rapidamente. Io l'ho avuta quando ero bambino e guarda qui che muscoli! Sono un uomo prestante, sono il ritratto della sana e robusta costituzione. Sta a vedere, e uno, e due... Ma questo è un oltraggio!
Dopo l'accaduto, Henry smise di preoccuparsi della varicella e tornò di nuovo al lavoro. Era contento di ritornare ad essere una locomotiva molto utile e decise addirittura di salutare delle galline. Buongiorno, Henry. Buongiorno, Paxton. Scusa se sono scappato via l'altro giorno. Pensavo che avessi la varicella e avevo paura di venire contagiato. Le locomotive a vapore non possono prendere la varicella. Oh, adesso lo so, Paxton. Ma magari i diesel possono prendere il morbillo. Il morbillo? Stavo solo scherzando, Henry. Oh, sì? Scherzavo anch'io. Telefonò subito al capo della squadra di soccorso e mandò Thomas a prendere Rocky. Erano tutti orgogliosi di prendere parte al piano di Todd per salvare la balena. Stai molto attento, Rocky! Non ti preoccupare, Todd. So io come fare. Scendi ancora. Piano, piano. Oh! Va bene così, perfetto, puoi sganciare la gru. Oh, la balena sembra molto triste e stanca. Oh, quanto vorrei che ci fosse qualcosa che potessimo fare per farla stare meglio. Ho sentito dire che alle balene piace cantare tutto il giorno. Oh, davvero? Ma anche a me piace tanto cantare. Oh, aspetti, signor Oliver. Ci siamo quasi. So che tu vuoi tornare dentro l'acqua. So che tu vuoi tornare dentro al mare. Sei sicuro che funzionerà, Todd? Oh, sì, signor Oliver. Alle balene piace cantare. So che tornerai dove i pesci fanno ciao, ciao, ciao. Tutto il giorno, tutto il giorno. Mentre ciao, Oliver ciao, e Todd sbuffavano lentamente verso il porto di Brendam, tutti accorsero per vedere l'incredibile spettacolo del trasporto della povera balena. Ma che mi venga un colpo! Sarebbe una balena, quella? Sì, Cranky. Credi che ce la faresti a rimetterla in acqua? Farò del mio meglio. Ora ti saluto e spero che ritroverai la tua famiglia. Oh no! Non riesco a vederla, signor Oliver. Oh, eccola lì! Sta bene, Todd. Grazie a te. Da quel giorno in poi, ogni volta che Todd passava alla baia di Bluff, ricordava la sua cara amica con una canzone. So che lei è tornata dentro l'acqua. So che lei è tornata dentro al mar. Ora che è di nuovo lì, il suo cuore potrà gioir. In alto mar potrà cantare. E invece è così. E credo che dovremo far salire anche questa. Oh, eccone un'altra! Ciao, chi sei tu? Questa è la mamma pecora. Thomas partì di nuovo, ma dopo aver fatto pochi chilometri, all'improvviso... Non mi dire che è un'altra pecora! Temo proprio di sì, Annie. Non capisco da dove spuntino fuori, ma dobbiamo farle salire. È troppo pericoloso lasciarle sui binari. Beh, spero proprio che questa sia l'ultima che troviamo, Thomas. Ma non era affatto l'ultima. C'erano molte altre pecorelle smarrite ancora da salvare. E ormai su Annie non c'era abbastanza spazio per portare sia pecore che passeggeri. Quindi tutti i visitatori della fiera dovettero salire su Clarabel, anche se neanche lei aveva molto spazio a disposizione. Ma si può sapere da dove arrivano questi animali?
E Percy, ho bisogno che tu vada alla fattoria dei McCall a prendere gli agnellini e le pecore per la fiera. Ah, ho capito. Devono essere le pecore che Percy stava portando alla fiera. Eccolo che arriva! Ed è in perfetto orario! Sono andato molto piano e sono stato molto attento, signor McCall. Ma come? Il vagone è vuoto! Ah, vuoto? Sì, Percy! Dove sono andate a finire le mie preziose pecore? Oh, no! Thomas stava correndo verso la fiera per trovare Percy, portando con sé delle pecore molto contente e dei passeggeri molto scontenti. Non riesco a capire cosa sia successo. Erano tutti al sicuro sul vagone quando ho lasciato la fattoria. C'è un buco sul retro di questo carro bestiame. Oh, no! Devo averlo fatto allo scalo di smistamento. Mi dispiace, signor McCall. Ero così preoccupato per il ritardo che... Percy! Signor McCall! Thomas! Santo cielo! Oh cielo! Le mie preziosissime pecore sono qui! Oh, Thomas! Grazie! Penso che queste siano tue. Te le ho riportate non appena l'ho capito. Oh, ti ringrazio, Thomas. Sono scappate dal mio vagone. Stanno tutte bene? Sono state molto comode, Percy. Hanno viaggiato in grande stile. Questo è poco, ma sicuro. Spero proprio di non dover più trasportare del bestiame in vita mia. Oh, cielo! (Ride)